Fino al 21 luglio torna naturalmente Pianoforte, il festival che anima il Casentinese con un ricco programma presentato al Palazzo del Pegaso. Festival della Cultura, da oggi 17 luglio a Reggello, la 10ª edizione. Alla presentazione sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Mazzeo e il consigliere Cristiano Benucci. Inaugurata la mostra sulle note di Pinocchio, sono intervenuti la presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi e il consigliere regionale Andrea Vannucci. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi torna ad essere il palcoscenico di un unico spettacolo a cielo aperto, quello di Naturalmente Pianoforte. Il festival è iniziato ieri, 16 luglio, e si concluderà il 21 con un programma ricchissimo di decine di appuntamenti. Una serie di eventi che intrecciano la musica a una moltitudine di espressioni artistiche. L'interazione tra natura, musica e arte fa del festival una esperienza che va al di là della semplice rappresentazione artistica e crea un'intima e profonda connessione tra ispirazione e ambiente naturale. Naturalmente Pianoforte riesce a coniugare l'attenzione per il territorio, l'ambiente e la natura, ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci. Lasciatemi esprimere un po' di orgoglio aretino, perché oggi si sono svolte due presentazioni qui in Consiglio regionale di una certa rilevanza. Naturalmente Pianoforte riesce a coniugare sicuramente l'attenzione per il territorio, per l'ambiente, per la natura, il legame fondamentale con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con lo spettacolo, con il teatro, con la musica, si apre addirittura alle arti visive. C'è veramente una grande espressione di varietà e questo è importante perché ci permette, ecco, di far conoscere a tutti come sono belli i nostri posti, i nostri borghi, i nostri castelli, le nostre foreste. La nostra Toscana è veramente unica nel suo genere e riesce a coniugare e a sapere presentare insieme sia la bellezza naturalistica sia, ecco, lo spettacolo in tutte le sue forme. Quindi dal 16 al 21 luglio e naturalmente Pianoforte, che era partita dal comune di Pratovecchio Stia, ora si sta allargando a tutto il territorio proprio perché sta nella sua 7ª edizione, sta prendendo ancora più forza, lo dimostrano i numeri e questo è importante per la nostra Toscana tutta. Di un fiore all'occhiello per la Toscana intera ha parlato il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli. Un fiore all'occhiello per la Toscana intera. Questa manifestazione, siamo alla 7ª edizione, è cresciuta moltissimo in qualità e anche in quantità. La Regione ha sempre accompagnato lo sforzo, l'organizzazione dell'organizzazione Pratoveteri, che si avvalsa ovviamente del grande supporto e contributo del Parco, del Comune di Pratovecchio Stia, di tanti sponsor. Credo che sia veramente una grande opportunità che amplia l'offerta dell'estate casentinese. La manifestazione è partita con il pianoforte, con la musica, ma si sta anche ampliando, perché quest'anno avremo, ho visto nel programma, anche opportunità di carattere letterario, arti visive e poi il tutto accompagnato dall'enogastronomia casentinese, che è veramente un'ulteriore opportunità. Sono convinto che sarà anche quest'anno una bellissima manifestazione che dà orgoglio alla Toscana intera, e credo che l'invito a visitare, per ascoltare, per vedere, per assaporare quelli che sono le peculiarità casentinesi, che tra l'altro trovano una perfetta sintesi tra la musica e i grandi valori ambientali, naturalistici e storico-artistici. La vice sindaca di Pratovecchio Estia, Valentina Cenni, ha ricordato che il festival è nato dentro i confini del territorio comunale. Allora, nel tempo, quando è nato il festival, è nato all'interno del comune di Pratovecchio Stia.
sfruttando tutte le zone del paese, e piazze e vie. Nel tempo poi ha ampliato i propri confini coinvolgendo i comuni della Vallata, e in questo modo dandosi la possibilità di visibilità a tutto l'Alto Casentino. Inoltre questo ha fatto sì che ci fosse anche cooperazione tra le diverse associazioni dei vari paesi. Questa edizione parteciperà Tosca nel comune di Bibbiena, parteciperà Graziani e altri cantanti e musicisti di nicchia, diciamo, più legati al pianoforte. È insomma un legame con la natura che nasce dal basso, e quindi il festival diventa ambasciatore del parco e della natura, ha detto Andrea Gennai, presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Sì, poi un'anima speciale, perché è un'occasione in cui il territorio attraverso le associazioni si inventa un festival sulla musica, che non è poi una novità assoluta, ma decide lui di legarlo alla natura, al parco nazionale, alla sfida di conservazione. Quindi è un legame con la natura che nasce dal basso, questa sfida ci piace molto, l'abbiamo colta volentieri, e quindi questo festival diventa un po' l'ambasciatore del parco, della natura, con tutti i suoi personaggi. Quest'anno lo dedicheremo soprattutto agli ambasciatori, con la presentazione di un libro su questo tema, e alcuni personaggi che verranno anche dentro il parco a fare delle cose speciali. 12 anni di Naturalmente Pianoforte, ha detto il vicepresidente di Prato Veteri APS Luca Moretti, hanno legato questa manifestazione culturale al territorio e alle sue principali località. Sentiamo le sue parole. Sì, siamo veramente orgogliosi di essere qua a presentare la 7ª edizione Naturalmente Pianoforte, che è un progetto che nasce dal legame che lega una comunità al proprio territorio, e dalla convinzione e la consapevolezza che la musica e l'arte possano essere comunque un motivo di spinta e di promozione, appunto, per il nostro territorio. Siamo alla 7ª edizione, è un'edizione molto particolare perché ci permette di raggiungere un po' l'obiettivo che ci eravamo dati fin dall'inizio, che era quello di far diventare Naturalmente Pianoforte una manifestazione di vallata. Quindi quest'anno per la prima volta andiamo a toccare tutti quelli che sono i comuni, appunto, della vallata casentinese. Ci saranno delle grosse novità, perché non sarà soltanto musica, ma avremo arte, avremo fotografia, avremo pittura, avremo una nuovissima carovana che si muoverà per tutta la vallata casentinese, appunto, che sarà una cosa abbastanza particolare. Avremo le masterclass che abbiamo sempre avuto, quindi una manifestazione veramente, veramente completa. Infine il commento di Nicola Doni, coordinatore della carovana di Naturalmente Pianoforte. Credo che Naturalmente Pianoforte sia una grandissima tavola imbandita. Allora, la prima cosa è ringraziare gli Aiuto Cuochi, perché oltre all'Associazione Prato Veteri, al Parco, in questo caso questo tavolo è stato preparato anche da una cooperativa di guide ambientali, Oros, che collabora col Parco da tempo, e dall'Ecomuseo del Casentino, un progetto sostenuto dall'Unione dei Comuni Montani. La carovana è la proposta di affacciarsi a questa tavolata con uno stile diverso, ovvero sia andando a piedi. Davanti a una tavola bisogna fare delle scelte, non si può mangiare tutto, pena il rischio di indigestione e di stare peggio dopo invece che meglio. L'idea quindi è di nutrirsi a passo d'uomo, come la natura spesso ci invita, avere un ritmo lento, e quindi noi ci muoveremo lungo il festival quasi esclusivamente a piedi. E il festival ci accompagna non solo perché ogni sera troveremo dei concerti e delle proloco che ci ospitano e che ci offrono le ricchezze enogastronomiche del territorio, oltre che la loro voglia di relazione con noi, ma anche perché il parco e gli altri enti che vi ho detto all'inizio hanno messo delle risorse perché con la carovana camminassero degli artisti, e quindi durante il cammino faremo delle tappe artistiche. In buona parte saranno dedicate, fra l'altro, alla memoria. Quest'anno sono 80 anni dalla linea gotica, da molti degli episodi tristi che ci sono stati, ma alcuni anche eroici in realtà.
e ne faremo memoria non come una processione che va a fare una cronaca, ma cercheremo proprio di rientrare tramite il teatro, tramite la musica, in questo tema, che, perché la memoria non è un cippo che la conserva. La memoria la conservano la nostra capacità di emozionarci, di portare nel cuore alcune cose. Ecco, la carovana vuole essere un invito a far scendere nel cuore delle emozioni per sedimentarle e magari diventare un pochino migliori. Il Festival della Cultura di Reggello Notti d'Estate è un evento annuale che anima il comune e le sue frazioni con un ricco programma di attività culturali. Organizzato dall'amministrazione comunale di Reggello, questo festival è pensato per coinvolgere tutte le fasce d'età e soddisfare i più diversi interessi, trasformando le giornate e le serate estive in momenti di svago, apprendimento e intrattenimento. Il Festival della Cultura, dal 17 al 31 luglio, offre un cartellone variegato che include spettacoli teatrali, concerti, laboratori per bambini, attività a contatto con la natura e incontri letterari. Gli eventi si svolgono in diverse location, dal parco urbano di Donnini alle ville e alle chiese del territorio. Quella di Reggello è una iniziativa che pone al centro i temi della cultura e che va avanti da 10 anni, cosa che non è mai scontata, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Noi cerchiamo di fare in modo di poter aiutare a costruire il turismo diffuso. Tante sono le iniziative nella nostra Toscana. Mi preme segnalare quella di oggi, perché è un'iniziativa che pone al centro i temi culturali. È un'iniziativa che va avanti da 10 anni e non è mai scontato che un'iniziativa duri così a lungo. Dal segno della qualità della proposta che il Comune di Reggello mette in campo. E quindi consentitemi di ringraziare il sindaco Piero Giunti, l'amministrazione comunale, per lo sforzo e la voglia di investire in cultura. Ogni volta che si investe in cultura si investe in libertà, ogni volta che si investe in cultura si valorizza il proprio territorio. Quindi io mi auguro che tanti cittadini da varie parti della regione possano andare a conoscere uno dei territori più belli della nostra Toscana. Fare un festival della cultura può sembrare anacronistico, ma in realtà è un elemento caratterizzante e qualificante per qualsiasi amministrazione comunale, ha detto il consigliere regionale Cristiano Benucci. Fare un festival della cultura può sembrare anacronistico, ma in realtà è un elemento caratterizzante e qualificante per qualsiasi amministrazione comunale, perché offrire cultura vuol dire offrire sapere, offrire conoscenza, offrire un'occasione per conoscere, apprendere e diciamo anche sviluppare la cultura, e oggi ne abbiamo tantissimo bisogno. Ha fatto bene il Comune di Reggello a proseguire questa tradizione, a mettere insieme tanti eventi, uno diverso dall'altro, che offrono ai cittadini sfaccettature diverse dei tanti segmenti delle arti e della conoscenza. Quindi un'ottima occasione per visitare Reggello e per gustare un po' di cultura. Andremo a coinvolgere tutte le frazioni del nostro territorio con l'ambizione di essere un festival di riferimento non solo per Reggello ma anche per l'area metropolitana, ha detto Piero Giunti, sindaco di Reggello. Sì, dal 17 al 31 luglio quest'anno ci sarà la 10ª edizione del Festival della Cultura Notti d'Estate, una serie di manifestazioni che andranno a coinvolgere tutte le frazioni del nostro territorio con un'ambizione particolare, quella di essere anche un riferimento, un festival di riferimento non solo per Reggello e la sua comunità ma anche per l'area metropolitana, per Firenze, quindi iniziative che sono rivolte veramente a un pubblico e a una comunità molto più ampia. E quest'anno iniziamo con l'inaugurazione al parco urbano di Donnini, un'area meravigliosa inaugurata da poco, e poi saranno in tutte queste serate iniziative che collegheranno frazioni, anche ville e teatri lungo il nostro territorio. Però ecco, l'ambizione è quella di far sì che il Festival Notti d'Estate sia qualcosa che abbia un respiro più ampio, che guarda anche a Firenze, che guarda all'area metropolitana.
sarà un modo piacevole di rallegrare queste giornate d'estate con eventi adatti a tutta la famiglia, con un occhio di riguardo ai più giovani, ha detto l'assessora alla cultura Adele Bartolini. Sì, noi abbiamo tante iniziative che faremo nell'arco di questi 14 giorni che naturalmente rendono protagonista tutto il nostro territorio e soprattutto le bellezze che ci sono nel nostro territorio, artistiche e culturali, come naturalmente il Museo Masaccio, come Vallombrosa con il suo prato, la sua abbazia. Abbiamo dato la possibilità all'interno di questo 10° festival soprattutto di intervenire a tante realtà importanti del territorio. Abbiamo voluto proprio valorizzare quelle che sono le professionalità artistiche che noi abbiamo nel Val d'Arno e nella città metropolitana, quindi si esibiranno soprattutto persone che comunque provengono dal nostro territorio, quindi è un festival che dà visibilità al nostro comune e a tutte quelle che sono le nostre bellezze anche naturali e culturali, ma anche a chi nei nostri territori vive e lavora ogni giorno. Quindi ci crediamo molto, infatti è per questo che siamo arrivati alla 10ª edizione e vogliamo continuare a migliorarci sempre di più. Dopo il grande successo riscosso alla provincia di Prato, la mostra Sulle note di Pinocchio si sposta a Firenze. La mostra è esposta nelle sale del Consiglio regionale nel Palazzo del Pegaso. È composta da 4 elementi, le opere pittoriche con 42 tele di importanti artisti, una selezione di 21 sculture del maestro Mario Lampo, una selezione di oggetti, il costume di Pinocchio indossato da Roberto Benigni nell'omonimo film, gentilmente messo a disposizione dal Museo del Tessuto di Prato. Sulle note di Pinocchio rappresenta la narrazione pittorica in chiave fiabesca dei passi dell'opera di Carlo Lorenzini che rimandano al linguaggio universale della musica. È un viaggio nelle emozioni dove il visitatore diventa protagonista e parte integrante delle proposte artistiche. Con l'idea di riunire attori di ogni genere e offrire loro un palcoscenico dove interpretare le avventure del burattino in modo creativo per guardare da una nuova prospettiva la storia di Pinocchio. Oggi si apre nello spazio Ciampi una mostra su Pinocchio e la musica, ha detto la presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi. Oggi negli spazi del Consiglio regionale, negli spazi Carlo Azeglio Ciampi, si apre una mostra su Pinocchio. Pinocchio e la musica e tutto quello che Pinocchio ha saputo ispirare. È una figura molto raccontata che ha ispirato artisti di tutto il mondo e di tutte le forme, appunto, scultori, pittori e anche musicisti. Ecco, in questa mostra al Consiglio regionale tutti questi generi esplodono per un racconto corale, colorato, fantasioso di tutto quello che Pinocchio ha saputo ispirare, della sua fatica con l'esistenza, della sua capacità di superare i momenti difficili. Ed è una mostra che è realizzata dalla Fondazione Sistema, dalla Fondazione Collodi, dal Sistema Sinapsi, che è un gruppo al quale appartiene Emiliano Landi, l'organizzatore e curatore, e dal Centro Tedesco di Prato. Per dire che intorno a Pinocchio si esprime sempre una coralità e una capacità di attraversare i tempi, i linguaggi, i popoli e di saper ispirare molto, appunto, per quanto riguarda gli artisti e le nostre e la loro capacità di raccontare la nostra esistenza. Pinocchio non smette di stupirci e con la musica si compie un percorso artistico che davvero riempie i locali del Consiglio regionale. Abbiamo cercato attraverso le pitture e le sculture di abbinare la storia di Pinocchio alla musica, ha detto il curatore Emiliano Landi. Si trova un misto di opere e sculture, praticamente sono 40 artisti, ognuno con una sua propria opera, e sculture di Pinocchio all'opera. Abbiamo cercato di fare questa fusione che per fare sì che la storia di Pinocchio si abbinasse alla musica. Abbiamo cercato di fare questo connubio e credo di esserci riuscito. Questo progetto è uno dei 500 che seguiamo annualmente, ha detto David Battistini, segretario generale della Fondazione Collodi. Ma
Questo è uno dei 500 progetti che seguiamo annualmente, è un connubio tra la musica e quindi le note musicali e quello che è Pinocchio, quindi il mondo fatato del burattino. Rappresenta un incontro tra quelli che sono gli strumenti musicali, il mondo musicale e la favola di Pinocchio, quindi l'idea era quella di dare una rappresentazione di come la musica pervade il libro di Lorenzini e come può essere rappresentato tramite delle opere artistiche. E quindi vediamo sia delle sculture che delle opere pittoriche.